Bene, buongiorno a tutti. Con l'approssimarsi della stagione fredda, che spesso crea problemi di spostamenti e anche problemi magari di influenza, se non di Covid, grazie a quella che potremmo definire l'unica eredità positiva del Covid, cioè queste videoconferenze, iniziamo oggi il primo di una serie di convegni virtuali che si concluderanno il prossimo 1 marzo. È una modalità che ci permetterà di rimanere in contatto proprio in questo periodo che è un pochettino più freddo e dove ci si sposta meno volentieri. Il convegno virtuale di oggi, che chiude il ricco e intenso programma di appuntamenti di itinerari previdenziali per il 2022, è dedicato a tutti gli investitori istituzionali, quindi dai fondi pensione, alle casse di previdenza, alle fondazioni di origine bancaria, alle assicurazioni e alle casse sanitarie, che sono tante, tante, tante. E ha per titolo e per filo conduttore quali investimenti in mercati ad alta volatilità? Siamo nel virtuale, ma siamo sempre molto molto operativi come costume di itinerari previdenziali e quindi anche oggi, prima del convegno, abbiamo organizzato nella nostra piattaforma riservata una serie di incontri one-to-one tra gli investitori istituzionali e le società prodotto che proseguiranno anche alla fine del convegno. È un buon modo per rimanere sempre sempre operativi. Passando al tema del nostro convegno, i mercati sono stati caratterizzati sostanzialmente da 3 fattori. L'inflazione, le banche centrali hanno concluso il quantitative easing, sono passate in breve tempo da un acquisto massivo di titoli addirittura a un blocco di queste attività e a dei tassi base che sono passati al 2,5% per la Banca Centrale Europea, addirittura al 4% per la Federal Reserve. E non abbiamo ancora finito questo percorso, e l'inflazione è esplosa, forse anche per la grande immissione di massa monetaria MM1 e MM2 che le banche centrali hanno fatto. Ma poi certamente la ripresa post-Covid, alcuni fatti nazionali, il costo dell'energia e l'invasione della Russia che ha creato grossi problemi di stabilità geopolitici, insomma, hanno infiammato l'inflazione che non vedevamo a questi livelli dagli anni Ottanta. E quindi anche i mercati obbligazionari, secondo tema, nel breve volgere di 20 mesi sono passati da un tasso del BTP a 10 anni a meno dello 0,65% lordo a tassi che veleggiano intorno al 4% e a volte anche con lo spread che si muove tra 170 e 200 punti base. E questo ha, come dire, creato dei grossi problemi sui corsi, tant'è che gli indici globali, il JP Morgan per esempio, quota meno 9% dall'inizio dell'anno e il Merrill Lynch Global Government Bond quota circa un 10%. Ovviamente quello che è successo nei mercati obbligazionari è successo anche nei mercati azionari, anzi in questo caso con il moltiplicarsi dei fattori di stabilità e quindi anche qui viaggiamo tra performance negative intorno all'11% come il FTSE MIB per arrivare all'8-9% dell'Eurostock, 15% dello Standard & Poor's e addirittura 27% del Nasdaq. E quindi quali sono i riflessi di tutti questi fattori sugli obiettivi di investimento che hanno gli investitori istituzionali? Beh, possiamo dire che fino al 2021 tutti gli investitori istituzionali hanno conseguito rendimenti migliori a 3, 5, 10 anni e a volte anche a 15 anni rispetto ai benchmark, al TFR, all'inflazione, alla media quinquennale del PIL, ai tassi tecnici di rendimento delle gestioni. Salvo qualche linea di investimento obbligazionale negli ultimi 3 anni, obiettivi centrati. Nel 2022 i problemi sono grossi perché da un lato dovremmo per stringere avere, diciamo, una rivalutazione dei patrimoni almeno al potere reale d'acquisto. Quindi questo significa una rivalutazione dell'11-12%. Ma poi per le varie categorie di investitori i mercati hanno riflesso i risultati negativi anche sulle gestioni, per cui i fondi pensione, nonostante il buon risultato dell'ultimo mese, abbiamo delle performance medie standardizzate meno 9. Per le casse, le fondazioni bancarie, i risultati sono un po' meglio, ma siamo sempre intorno a quei livelli. E in più,
noi, oltre a recuperare l'inflazione, dovremmo anche recuperare la perdita dei mercati. E tutto questo, se possibile, dal 2023 in poi, senza pesare eccessivamente sulla quantità di rischio. Quindi avremo una buona situazione di performance. A questo punto, oltre alla perdita, quindi in termini reali, dei patrimoni previdenziali, abbiamo praticamente anche una perdita dovuta all'inflazione. I fondi pensione, nonostante tutto, sono abbastanza sotto, le fondazioni bancarie anche, e cerchiamo, come sempre, di riuscire a recuperare questi fattori. E se noi sistemiamo e mettiamo assieme l'inflazione e la perdita dei mercati, beh, arriviamo a sfiorare perdite che possono superare anche il 18%. E quindi questo è importante farlo, ma farlo non aumentando il budget di rischio e quindi cercando di rimanere in questi valori. A questo punto non mi resta che, fatta questa breve premessa, ringraziare tutti voi e ringraziare le fabbriche prodotto che partecipano al nostro evento e che con le loro relazioni ci daranno sicuramente degli spunti per, come dire, superare questa difficile fase. E ringrazio tutti gli speaker e do la parola a Lorenzo Vaiani che condurrà i lavori. È la sua prima volta e quindi gli faccio tanti tanti auguri, e come del resto faccio tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per le prossime festività. A te la parola, Lorenzo. Grazie professore, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia e ringrazio il professor Brambilla per aver delineato la cornice all'interno della quale si terrà il convegno odierno. Come si diceva in precedenza, il tema centrale che verrà affrontato questa mattina riguarda gli investimenti in mercati ad alta volatilità. Volatilità che, come si vedrà nel proseguo dei lavori, è dovuta a una situazione geopolitica e geoenergetica particolarmente critica, almeno per quanto riguarda il contesto europeo, per via del conflitto russo-ucraino, come accennava in precedenza il professor Brambilla, e per scelte strategiche di approvvigionamento energetico che nell'attuale contesto hanno mostrato tutte le loro criticità. Proprio per questo motivo, prima di andare a sentire quanto hanno da proporci le società sostenitrici del convegno odierno, abbiamo l'opportunità di ascoltare il punto di vista di un esperto in materia di politica internazionale, e in particolare rispetto al tema dell'energia, il dottor Massimo Lombardini, che è ricercatore associato ISPI e che in passato ha ricoperto il ruolo di funzionario alla Direzione Generale dell'Energia presso la Commissione Europea e al quale cedo immediatamente la parola. Prego, dottor Lombardini. Sì, buongiorno. Allora, oggi io vi parlerò di due cose. Nella prima parte farò un po' la storia delle relazioni energetiche con la Russia, perché, come ha detto qualcuno, studiando il passato si capisce il presente e soprattutto si possono avere delle intuizioni sul futuro. E poi non c'è uno spazio per le domande, quindi io mi sono autofatto due domande, come qualcuno si sta facendo in questi giorni, molto più famoso di me, e cercherò di rispondere a queste domande. Allora, le relazioni energetiche con la Russia sono andate bene per decenni, anche nei momenti più freddi della guerra fredda, come ha scritto qualcuno, i flussi di gas e petrolio dalla Russia arrivavano. Fino al 2009. 2009, le persone come me che hanno un po' più di capelli grigi se lo ricordano, ci fu la prima crisi del gas, una bagarre fra la Russia e l'Ucraina, e al momento, in quel momento là, io lavoravo alla Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea, arrivavo a casa per le sere a mezzanotte, mia moglie non era contenta, ma io dicevo: ci sono dei paesi dove non arriva più il gas. E perché non arrivava più il gas? Perché allora esistevano dei paesi nell'est Europa, dove c'era un tubo che veniva dalla Russia, questo tubo passava per l'Ucraina e se si chiudeva quello, si chiudeva tutto. Allora, quelli che dicono non abbiamo fatto abbastanza in questi anni, secondo me non vedono che qualcosa è stato fatto, perché non esistono più paesi nell'Unione Europea che sono al 100% dipendenti dalla Russia.
Vediamo adesso cosa è stato fatto. Allora, prima di tutto sono stati costruiti degli interconnettori, cioè per permettere alle povere molecole di gas di andare in giro nell'Europa. Un paese ha un po' più di gas, un paese ne ha un po', più, ne ha un po' meno, si fa questo trade di gas. E poi i paesi dell'Unione Europea si sono attrezzati. La Spagna si è costruita 6 terminali di rigassificazione, ha fatto un gasdotto in più con l'Algeria, l'Italia nel 2009 completa il secondo terminale nello scalo di Rovigo, ne fa un terzo a Livorno e poi completa il tanto criticato TAP che però adesso ci fa comodo. Cioè in questo momento l'Italia ha 5 gasdotti che arrivano da tutte le parti, 3 rigassificatori e 2 rigassificatori galleggianti che dovrebbero essere fatti, io spero veramente che per il nostro bene vengano fatti alla svelta. C'è un paese che però a mio avviso, lo dico con garbo, è andato nella direzione sbagliata, e questo paese è la Germania. La Germania costruisce Nord Stream 1, di cui si è molto parlato, questo gasdotto che dalla Russia arriva direttamente in Germania, bypassando i Baltici e la Polonia. Io lo dico qui, ripeto quello che disse un politico polacco che paragonò addirittura Nord Stream 1 al patto Molotov-Ribbentrop. Allora, io non entro in queste, diciamo, analisi politiche, però rimarco che dopo aver costruito Nord Stream 1 e malgrado nel 2014 la Russia avesse invaso il Donbass e ripreso la Crimea, la Germania costruisce Nord Stream 2. Questo, io l'ho scritto 2 anni fa, è stato un errore e fui molto criticato per un articolo che l'ISPI pubblicò, perché però io ribadisco il mio punto di vista, cioè al di là delle valutazioni politiche, Nord Stream 2 contraddice i 3 cardini fondamentali della sicurezza degli approvvigionamenti, che sono diversificazione dei fornitori, perché con questo gasdotto la Germania si lega a mani e piedi alla Russia. Diversificazione delle sorgenti, perché punta tutto sul gas, e diversificazione delle rotte di approvvigionamento. Voi sapete che il 26 settembre c'è stato un attentato, è chiaro che è molto più semplice far saltare 4 gasdotti che sono uno di fianco all'altro piuttosto che 4 gasdotti che arrivano da punti diversi. La Germania è messa molto male, è messa, come ha scritto qualcuno, la canna del gas. I Baltici e la Polonia sono stati più lungimiranti, hanno fatto gioco di squadra, la Polonia ha costruito un rigassificatore, la Lituania ne ha costruito un altro, l'ha chiamato non incidentalmente Indipendenza, cioè Indipendenza dal gas russo, si sono interconnessi, hanno fatto un altro gasdotto che li collega alla Norvegia. Per concludere con la Germania, siccome non c'è mai limite al peggio, un'altra cosa che non è stata tanto pubblicata in Italia, la Germania aveva venduto il 40% delle sue capacità di stoccaggio sotterraneo di gas, indovinate un po' a chi? A Gazprom, che aveva tenuto saggiamente gli stoccaggi semivuoti alla fine dell'anno scorso. Quindi la Germania si è dovuta in fretta e furia attrezzare per nazionalizzare questi stoccaggi. La cosa che però io vorrei rimarcare, perché penso che a voi interessino i prezzi, che i prezzi dell'energia, è stato detto e stradetto, ma vale la pena di ribadirlo, erano già alti nel 2021. Alla fine del 2021, inizio 2022, erano alti. E bisognerebbe capire perché. Perché è come una malattia. Se io sbaglio a fare la diagnosi, poi non uso la terapia giusta. Do delle pillole che magari non risolvono un problema o al limite lo aggravano. Poi arriva la guerra, invasione della Russia invade l'Ucraina, l'Unione Europea reagisce con delle sanzioni e da parte sua la Russia cosa fa? Comincia a tagliare gli approvvigionamenti di gas. Prima chiede di essere pagata in rubli e a quelli che non pagano in rubli chiude i rubinetti, poi c'è il problema delle turbine di Nord Stream e chiude Nord Stream, poi ci sono gli attentati e Nord Stream è sostanzialmente fermo. L'Unione Europea però è riuscita in gran parte a diversificare i suoi approvvigionamenti,
importando più gas naturale liquefatto e massimizzando le forniture da altri gasdotti. Le due domande, questa è un po' la situazione del state of play, come si dice. Adesso arrivo alle due domande, quelle che in inglese si chiamano le FAQ, Frequently Asked Question. Quando io vado in giro mi chiedono sempre varie cose, ma queste due. Staremo al caldo quest'inverno e come andranno i prezzi dell'energia? Allora, staremo a caldo quest'inverno, non so se avete visto una copertina di Crozza che faceva una riuscitissima satira dell'ex ministro Cingolani, che aveva una visione molto positiva, abbastanza positiva, sulle forniture di gas nel prossimo inverno. Il CEO di Eni, Descalzi, aveva una visione meno ottimista e Crozza ci ha un po' giocato sopra. Allora, in realtà... lo sappiate, cioè gli scenari non sono previsioni del futuro, gli scenari sono delle possibili immagini del futuro basate su una serie di assunzioni, quelli che si dicono what if, what if, what if, what if. Allora, vediamo cosa può succedere. Allora, diciamo che abbiamo prima di tutto sulla domanda e sull'offerta. Abbiamo fatto bene i compiti perché abbiamo riempito gli stoccaggi al 95%. Poi siamo stati fortunati, abbiamo avuto l'estate di San Martino e questo ci ha permesso di accendere il riscaldamento un mese più tardi, dandoci un tesoretto, come ha scritto un mio amico, mio collega dell'ISPI, di 3 miliardi, non di euro, ma di metri cubi di gas che abbiamo risparmiato. In più c'è il piano di contenimento che è stato fatto dal governo italiano che dovrebbe consentirci di risparmiare ancora 8 miliardi di metri cubi, bruciando carbone al posto del gas per fare elettricità, che non è il massimo per l'ambiente, però insomma piuttosto che rimanere al freddo, e facendo varie misure di riduzione del consumo. C'è poi un altro aspetto purtroppo negativo che sta avvenendo, che è la distruzione della domanda. Cioè, cosa vuol dire? Delle aziende che non ce la fanno a produrre più con questi costi dell'energia e che o riducono la produzione o addirittura la annullano. Questo è molto difficile da quantificare, ma sicuramente c'è. Sul fronte dell'offerta molto dipenderà da cosa farà la Russia. Cioè, la Russia è vero che ha tagliato le forniture, ma quest'anno, secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ci darà ancora all'Unione Europea darà ancora 60 miliardi di metri cubi di gas rispetto ai 155 dati l'anno scorso. Quindi sono possibili degli scenari positivi, sono possibili degli scenari meno positivi e in mezzo, se mi permettete questa espressione un po' spinta, ci sono 50 sfumature di grigio. Ma io sono personalmente abbastanza ottimista sul prossimo inverno, ma il reale problema sarà l'inverno successivo. E questo è il motivo per cui è estremamente importante, che questo benedetto rigassificatore di Piombino si faccia, anche perché tutti i rigassificatori in Europa sono nei porti, quindi insomma è proprio un nimbism spinto. Vengo adesso ai prezzi. Allora, i prezzi, come ho già detto, erano già alti per una serie di motivi che adesso non voglio analizzare. Cosa potrebbe fare il governo e cosa ha fatto? Allora, pare che si siano stati dati 100 miliardi di sussidi in maniere diverse. Allora, io non è che sono contrario ai sussidi, però questi sussidi, secondo me, se rimaniamo nell'ottica della malattia, sono come degli analgesici, cioè tolgono il dolore, ma non risolvono il problema, perché il problema è che il mercato è strutturalmente short, è a corto di gas, il sussidio non crea neanche una molecola di gas e io fra 3 mesi devo prendere un altro analgesico. Allora voi mi direte, è facile parlare, ma cosa bisogna fare? Allora io vi condivido con voi 3 iniziative che potrebbe fare il governo italiano, iniziative a costo zero. La prima è rilanciare la produzione di gas nazionale. 40 anni fa io ero un giovane geologo che lavorava per l'AGIP e l'Italia produceva 20 miliardi di metri cubi di gas, adesso ne produce 2, stanno dicendo si potrebbe arrivare a 3, a 4, ma non è quello che cambia, bisogna ricominciare a perforare e produrre quello che io chiamo il gas a chilometro zero, che non è stato più cercato per una stolta, se mi permettete questo termine, politica no triv, che non a caso è portata avanti dagli stessi che hanno fatto la politica no tap e probabilmente anche no tav e vari altri no. La seconda sono le rinnovabili. Allora,
diciamo, le società delle rinnovabili, ad esempio il CEO di Enel, Starace, Elettricità Futura, hanno detto in tutte le salse, le rinnovabili, i problemi delle rinnovabili non sono i soldi ci sono, i problemi sono i permessi. Io ho visto un'intervista recente al presidente di, mi sembra, A2A, che voi a Milano conoscerete, che ha detto che ci vogliono 7 anni per avere i permessi e 1 anno per fare l'impianto. Ed è lì che deve agire la politica e sono iniziative a costo zero. Un sottoinsieme delle rinnovabili è il biometano. Allora, nel PNRR c'è l'obiettivo di produrre al 2030 8 miliardi di metri cubi di biometano. Per mettere in prospettiva sarebbe 1/4 dell'import russo. Proseguirei con col primo panel e poi se riusciamo a recuperare il dottor Lombardini così da permettergli di chiudere il suo intervento. Quindi il primo panel è composto dalle società sostenitrici del convegno e vede al suo interno il dottor Ross Curran, che è Managing Director, Portfolio Manager, Liquid Credit di Alcentra, Gruppo Franklin Templeton, Jonathan Hayek, Director, Business Development di CapMan, Lorenzo Giovenni, responsabile sviluppo prodotti e canali istituzionali per Arca Fondi SGR, e Daniele Spada, direttore generale di Tagios Capital SGR. Io do il benvenuto a tutti quanti e inizierei subito con la prima relazione che ci viene proposta dal dottor Curran, che ci parlerà dell'all market nel contesto europeo, un asset class che negli ultimi anni anche nel vecchio continente sta aumentando il proprio peso specifico, e oggi il dottor Curran ci illustrerà per quale motivo può essere un'interessante scelta di investimento in mercati ad alta volatilità. So, I give the floor to Mr. Curran for his speech, please. Hey, good morning. Do we have slides that we're sharing for this? Is that possible to put up now? Se riusciamo a mandare le slide. No. Do you want me to just get going and they can add slides as we go? I mean, what part of what I was talking to were the slides, but if you don't have them, I can just talk through. Mr. Curran, you can see the slide. I cannot see the slides. Can you see the slides? We can see. Okay. All right. Well, then I don't see them, but I can direct you as I'm going through. So this morning, what I wanted to do was talk a little bit about the European loan market and why we think it offers an attractive opportunity against the current market backdrop. To set the scene, before I get into the slides, I think as an investment team, two of the key themes that we're focused on as we look forward to the year ahead is, first of all, it's persistent inflation and the need for higher interest rates to help combat that. And then the second part, which is a follow-on from the higher inflation, is the expectation that we're going to have an environment with weaker growth in 2023. Against this backdrop, I do think we believe the European loan market offers an opportunity for investors, first of all, to gain access to high income, but you do that with very low duration exposure. And then you're getting access to a market that historically has proven to be less volatile than other fixed income markets. If you could move to slide 4, please. So what I want to do is start on why the European loan markets is attractive against the current market backdrop. And the first point I would make is that European loans tend to be senior secured, but 99% of the market are senior secured. What that means is that you sit at the top of the capital structure, and this means you have the first claim over all of the assets within the company. This makes a big difference when you get into a default scenario. Recoveries tend to be around 60-70% in the European loan market. If you compare that to other fixed income markets, take the high yield market, for example, which on this slide you can see would be the bonds at the bottom of the left-hand side, or the junior bonds in the middle, I should say, the chart on the left-hand side. The recoveries in that market tend to be about 30-40% over time. On the next slide, slide 5, the point here is that the European loan market offers protection against rising interest rates. The idea that inflation is transitory, I think, has long passed. We'll move past that. Somebody's just mentioned that they cannot see the slides. I can't see the slides either, but I'm just going to keep going. Hopefully, you can fix that. Inflation is persistent, and central banks will need to continue to raise rates
in order and keep them at elevated levels in order to bring inflation under control. In these types of scenarios, the loan market as an asset class tends to do quite well. On the slides, and we can share them afterwards, but we show a number of scenarios where in periods where interest rates were rising and high, the European loan market and the loan market in general does quite well. So for example, in 2022, interest rates have risen about 200 basis points. The European loan market through the end of October was down about 6%. But if you compare that to the, through the end of September was down about 6%. If you compare that to the fixed income, the fixed rate market, so high yield and investment grade, they were about down about 15, 16%. That's almost entirely driven by higher, by the duration impact. The last point I would make just on this is defensive sector positioning. The sector profile of the market is very defensive. The largest four markets, or the largest four sectors in the loan market tend to be are the most defensive. They don't have exposure to higher input costs the way some like chemicals and other energy input sectors have seen this year. End demand from customers tends to be a lot stickier. So these four sectors are healthcare, telecommunications, business services, and then software. Combined, they make up about 55% of the overall market. And importantly, the European loan market tends not to have any exposure to some of the more cyclical or tail risk sectors as we see. So sectors like energy, which has driven volatility through markets over time, consumer exposure, as we look forward, we don't have a lot of that either. So these are the factors that really drive the stability of the loan market. And in turn, I want to talk just very briefly about the current opportunity. So we believe the European loan market offers an attractive yield against the current market backdrop. The first point I would make really is just the current yield on offer against the historical volatility. We have a nice slide that shows this this graphic, but I don't think it's been shown here. If it is, it's on slide 8. What we can say is that currently the European loan market offers a yield of over 10%, and over time it's offered much lower volatility than a lot of other fixed income asset classes like emerging markets, like high yield. It tends to be a lot lower volatility. And I would say that a yield of 10% is quite unusual for European loans. So to get access to that at this point is very attractive. We do show a graphic where we're showing the premium you're getting in the European loan market relative to other markets on a credit spread basis at the current time. So to give you an example, compared to the US loan markets, you're currently getting about 110 basis points additional credit spread versus the European high yield market, it's about 170 basis points. Versus the US market is around 300 basis points. Big premiums on offer for a market. We don't think that's warranted based on the underlying fundamentals. One of the key things investors are concerned about is defaults on a backward looking basis. Again, if anybody can see the slides, it's on slide 9. But on a backward looking basis, defaults are about 0.5%. That is quite low. Now, as we look forward to next year and the expectation of weaker growth, we do expect defaults to rise, but we think they rise to a level of about 3 to 4%. That's broadly in line with where ratings agencies are expecting to get. That is in line with long-term averages, and in our view is quite manageable. And as I mentioned, if you look at that yield on offer of more than 10%, and the fact that historically losses in the event of default in our market tend to be only about 30% or so, investors are being well compensated for potentially higher defaults. And in fact, at current credit spreads, as I mentioned earlier, of over 700 basis points, the market is actually implying a default rate of about 10% every year for the next 3 years. And even if you look back to the great financial crisis, 2008, 2009, defaults only very briefly peaked at 10%, didn't persist at that level the way markets are pricing in right now. So again, we're being well compensated for default risk. And then the key reasons why we don't think default risk, I'll finish up on this, but the key reasons we don't think default rates spike materially higher, it's on slide 10 if you can see it,
but there's two key drivers. First is the scale of equity that's been contributed to new deals coming through our market over the last 10 years. The owners or the equity sponsors in these deals have been putting in about 45 to 50% equity whenever they bring a new deal to the market. If you compare that to the lead up to the financial crisis in 2008, 2009, this was about 25, 30%. So a much bigger equity cushion put in there. What that means is there's a lot more value that needs to be eroded before our debt becomes impaired. It also means that equity holders or equity sponsors will be more willing to support businesses through a difficult period. And I think we saw this in action in 2020 and through COVID, as private equity sponsors put new capital into businesses to help them through a sticky period. The second point was just on the interest cover ratio. This measures the extent you don't know what it is, it measures the extent to which earnings of a company will cover its interest costs. Coming into this year, that was about 4.5 times for the European loan market. This is slightly decreased this year, given we've already had an increase in base rates. However, given the fact that we're already at 1.5% base rates, excuse me, and we expect interest rates to top out at about 2.5% over the next year or so, we believe the companies in the European loan market have plenty of cushion to weather higher interest rates. So on that basis, we don't see a lot of unsustainable capital structure. I'm not sure how I'm doing on time, but maybe I'll just leave it there. Maybe what I will say just to finish off is, I think as you look forward, and we're offering a very attractive opportunity for the loan market, but what you do want from your loan manager is to focus on the downside protection, to deliver what you want from a European loan, what you want from the European loan market. And that is attractive income being delivered in a stable manner with a very strong focus on risk-adjusted returns. And with that, I'll leave it there. Thank you. Thanks, Mr. Curran. And adesso tornerei dal dottor Lombardini, se ci sente, così da potergli concedere di chiudere il suo intervento, visto che prima si è data la connessione. Sì, grazie. Mi spiace, non mi è mai successo, ma la legge di Murphy ha colpito. Comunque avevo più o meno concluso, avevo parlato delle prospettive di rimanere al caldo, al freddo in inverno, avevo ricordato che i prezzi dell'energia erano già alti alla fine 2021, sono state fatte delle misure congiunturali, questo helicopter money, per dirlo all'americana, che il governo ha distribuito, ma sono necessarie delle misure strutturali. Allora penso, per un money manager che vuole vedere, io non voglio sbilanciarmi su previsioni di prezzi, ma secondo me non ci si può aspettare che i prezzi scendano magicamente. Abbiamo un orizzonte di prezzi alti per i prossimi mesi o anni, e ho anche dato un paio di ricette di misure strutturali che bisognerebbe fare, cioè il rilancio della produzione nazionale di gas e una spinta seria alle rinnovabili, dove quello che manca non sono i soldi, ma sono le autorizzazioni. Ecco, io concluderei qua, però vorrei ringraziare il professor Brambilla per avermi invitato e tutti voi per la vostra gentile attenzione. Grazie. Grazie a lei, dottor Lombardini, è stata veramente una relazione estremamente interessante. E proseguirei adesso con Jonathan Ayack, che è Director Business Development di Capman, che quest'oggi ci parlerà di un asset class particolarmente attuale, ovvero le infrastrutture sostenibili europee con un focus sui paesi nordics. Prego, dottor Ayack. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quindi vi dico qualche parole su di Capman. Quindi sulla slide seguente potete vedere qualche dati sulla nostra società. Quindi siamo un specialista nei mercati privati in zona Nordics, società creata alla fine degli anni 80, fondata da imprenditori che hanno voluto continuare nella creazione di valore e aiutare altre società nella regione nordica. Hanno iniziato con strategie di private equity, adesso siamo al 12° vintage della nostra strategia di buyout. E dopo abbiamo aggiunto altre strategie con un focus simile, quindi immobiliari e adesso infrastrutture. Quasi 200 impiegati, basati, la maggioranza è basata a Helsinki e Stoccolma.
io direi che il focus è sul segmento lower mid cap, quindi sulle piccole e medie imprese in zona Nordics, e c'è un focus anche molto importante sulla sostenibilità. I nostri fondi sono quasi tutti articolo 8 e stiamo pensando a lanciare strategie articolo 9 per operare questa transizione energetica che è molto importante anche in zona Nordics. Sulla slide seguente si può parlare in più dettagli un po' della strategia di investimento in infrastrutture. Quindi questo segmento è interessante nella regione Nordics perché ci sono settori molto frammentati. Per esempio, diciamo, in Finlandia ci sono forse 50 operatori di elettricità nel paese, contro per esempio 3 in Inghilterra. Quindi un mercato molto diverso, molto frammentato, dove le società sono spesso sono state fondate da famiglie e ancora con le famiglie da forse un secolo o più. E queste famiglie cercano a vendere queste società, o forse per realizzare la transizione energetica ci sono bisogni di capex molto importanti. Per esempio l'elettrificazione della flotta per una società di traghetti, come la società in cui abbiamo investito, o una società di autobus anche, ci sono bisogni di finanziamento molto grandi e questi sono più facili a realizzare per fondi di investimento come noi. Adesso gestiamo quasi 600 milioni di euro, tra il primo fondo e il secondo fondo che abbiamo appena lanciato e anche mandati separati. Siamo specializzati nel segmento lower mid cap, come l'ho detto, e abbiamo in questo fondo 2 l'obiettivo di un rendimento di 10% net, con un profilo abbastanza defensivo, core coplus, possiamo dire. Sulla slide seguente potete vedere un po', quindi ho parlato un po' dei settori, quindi trasporti, energia, teleriscaldamento, anche rinnovabili, che sono, come abbiamo detto, un tema molto importante in Italia anche. Anche si può parlare del fatto che i paesi Nordics sono abbastanza indipendenti dall'energia russa da molto tempo, anche la Finlandia che ha il confine con la Russia, e questo secondo me ha anche permesso di avere questo ruolo un po' avanzato nella transizione energetica, perché hanno lavorato su queste soluzioni molto in anticipo, forse rispetto ad altri paesi europei. Con questa slide potete vedere un po' il primo fondo, quindi 5 investimenti in diversi settori e diversi paesi Nordics, un tasso di rendimento di 13% adesso, con un primo exit, quindi abbiamo venduto la società Norled, che è questa società di traghetti norvegese, dopo 3 anni dove abbiamo ridotto le emissioni di CO2 dal 30%, anche con l'elettrificazione della flotta. Adesso quindi siamo in raccolta per il secondo fondo, fino a giugno 2023. Abbiamo appena ieri annunciato il primo investimento nel secondo fondo, che è nel settore fotovoltaico in Finlandia. Quindi l'idea è di creare una piattaforma di investimento che va a svilupparsi tra Svezia e Finlandia per sviluppare soluzioni di energia fotovoltaica. Tutto per me, grazie per l'attenzione. Grazie mille, dottor Ajak, è una relazione estremamente interessante. Passerei ora la parola a Lorenzo Giovenni, che è responsabile sviluppo prodotti e canali istituzionali di Arca Fondi, che ci porterà invece una relazione sul ruolo che potrà rivestire la componente azionaria nelle scelte di allocazione per il prossimo futuro, anche grazie a quanto insegnato dall'esperienza di ciò che è accaduto durante gli anni 70. Prego, dottor Giovenni, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene, si vedano le slide.
Il mio intervento ha probabilmente il pregio di toccare proprio gli argomenti che il professor Bambilla ha segnalato nella sua introduzione. Avrà sicuramente il difetto di non essere preciso, perché con pochi minuti a disposizione veramente facciamo alcuni flash. Andrei subito alla prima tavola e affronterei subito il grosso problema con il quale tutti ci siamo trovati in modo inaspettato, brusco e quasi mai nella storia verificato, di è stato il grande aumento dei tassi di interesse. In questa tavola vedete un'immagine in cui la riga è il tasso a due anni negli Stati Uniti, rappresentativo di questo mercato, l'altro il Monte Cervino, la salita è stata ripida, siamo arrivati a 4.500 metri. Adesso tutti si chiedono, siamo anche in periodo inizio stagione sciistica, tutti si chiedono se la riga rossa continuerà e farà l'altro versante e arriverà a terra. Ecco, secondo noi questo è un ragionamento un po' fuorviante che rischia di portare a conclusioni molto dannose gli investitori. Vediamo perché, slide successiva, velocemente, piccolo passo indietro, chiaramente tutto questo, come è stato accennato, è dipeso dalla risalita dall'inflazione. Alla prossima slide, ma ancora di più è dato dal fatto che siamo usciti dal cruise control delle banche centrali in cui abbiamo vissuto per 10 e più anni, ma siamo tornati alla guida manuale sui mercati, no? Siamo tornati al manuale di macroeconomia, alta inflazione, rialziamo i tassi, l'economia rallenterà, si ribasserà l'inflazione, eccetera, eccetera. E questo è la grande novità, è un'altra cosa che non ci aspettavamo. Aggiungiamo pure che contemporaneamente a questo c'è o ci sarà almeno un po' di quantitative tightening. Alla slide successiva vediamo quello a cui un po' tutti guardano, anche perché le dinamiche energetiche, supply chain, eccetera, è il periodo storico in cui possiamo avere dei riferimenti, è quello appunto degli anni 70. Abbiamo avuto negli anni 70 più di 10 anni di inflazione molto elevata, con due picchi, uno nella prima metà degli anni 70 e uno all'inizio degli anni 80, globalmente, qua vediamo America e Stati Uniti e quindi diciamo il mondo sviluppato, è il periodo a cui tutti fanno riferimento. Bene, anche se guardiamo a quel periodo dovremmo stare molto attenti a essere troppo positivi, avere aspettative troppo positive sui tassi di interesse, perché come vediamo nella tavola successiva il mercato azionario ha avuto sicuramente un fortissimo ribasso all'inizio del periodo, ma poi ha recuperato i livelli ed è salito quasi ininterrottamente anche per la seconda parte del picco di inflazione. Alla tavola successiva vediamo come non è stato invece così per il mercato obbligazionario. Qui vediamo rappresentativo il tasso a 10 anni sui treasury degli Stati Uniti e vedete che praticamente la salita è stata interrotta per tutto il periodo e anche per l'inizio degli anni 80, e solo quando poi veramente diciamo a metà degli anni 80 si è capito che ci sarebbero stati ribassi consistenti, qui il grafico non c'è, ma poi ovviamente è cominciato il grande periodo di ribasso. Aggiungiamo anche che oggi appunto ci troviamo in un momento in cui i banchieri centrali usano altri riferimenti, cioè l'obiettivo anche in caso di ribasso molto probabilmente non sarà più lo zero, cioè una volta raggiunta la vetta, per chi conosce il Cervino, l'obiettivo non è più tornare a terra, ma ci si ferma a Plan Maison, a Plateau Rosà, ci si ferma un po' a metà strada. Oggi, perlomeno oggi, nella mente di questi banchieri centrali lo zero è una parola che non piace più, quindi anche la discesa non sarebbe comunque così prolungata, a meno che chiaramente non succeda qualcosa. Slide successiva, vediamo comunque un fattore che aiuta oggi, perché non tutto gioca contro le obbligazioni. Il carry è elevato, il carry è sicuramente elevato, quindi magari soluzioni a maturità costante possono creare ancora dei problemi, ma con un carry così elevato
comunque siamo coperti. Questo è un piccolo esempio. Oggi, per esempio, se prendiamo un punto di riferimento tassi euro a 5 anni, oggi abbiamo ancora un punto di risalita dei tassi di cuscinetto per i prossimi 2 anni, in cui siamo coperti e ci giochiamo il carry accumulato e siamo ancora in piccolo utile o a zero. Cominciamo a perdere se i tassi risalgono di più di un punto, e questo sicuramente è un punto a favore, cioè il carry accumulato, però magari è più a favore di soluzioni gestite, diciamo, attivamente a scadenza più che a maturità costante. L'altro eventuale punto a favore, slide successiva, che ovviamente non mi auguro, è che di nuovo, come dire, un po' di guida assistita ritorni, perché il debito accumulato è stato talmente tanto in questi anni, anche da paesi come l'America, diciamo che non erano abituati a vivere questi livelli, e quindi, diciamo, presto o tardi è possibile che questo debito e le conseguenti piccole crisi sui mercati facciano un po' cambiare rotta ai banchieri centrali. Ma comunque, ecco, il nostro messaggio è di stare attenti ai mercati obbligazionari. Slide successiva ci dice che i mercati già si stanno comportando in questo modo, perché se noi guardiamo quello che è successo nel 2022, la strada compiuta e poi il rimbalzo recente che c'è stato, il recupero del drawdown che c'è stato dai massimi sui mercati azionari è stato del 43% della perdita, sui mercati obbligazionari è stato solo circa del 20% o meno. Quindi già i mercati si stanno comportando in questo modo. Quindi concludo per dire qual è il nostro messaggio all'ultima tavola. In alto ci sono gli alternativi, solo per rispettare il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana, che era un po', diciamo, i consigli per gli investitori istituzionali italiani. In realtà partirei dal basso e direi cautela sull'obbligazionario, soprattutto soluzioni con maturità costante, neutralità o sovrappeso sull'azionario, che ha già dimostrato storicamente e recentemente di resistere bene, positivi sugli alternativi, che sono un po' il pack degli investitori istituzionali, perché andiamo incontro a un anno o due di volatilità, di ribasso dei multipli, di valutazioni convenienti, in cui approfittare con il giusto strumento che acquista in modo selettivo e periodico, secondo noi è un altro settore dove guardare con interesse. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Giavenni. Passerei ora all'ultimo speech di questo primo panel con il dottor Daniele Spada, che è direttore generale di Tages Capital SGR, che ci parlerà di un argomento che, come abbiamo sottolineato in precedenza, è di primaria importanza nell'ambito della politica energetica, ovvero gli investimenti rinnovabili, in particolare con un focus rispetto all'ambito private debt. A lei la parola, dottor Spada. Grazie mille Lorenzo, buongiorno a tutti e grazie al team di Itinerari Previdenziali per l'invito. Effettivamente mi ricollego subito sia a quello che diceva il professor Brambilla nella sua introduzione che all'analisi del dottor Lombardini, per dire che siamo assolutamente d'accordo su diciamo la diagnosi del problema che viviamo nell'attuale contesto economico. E mi permetto, insomma, di segnalare nella prima slide un'illustrazione grafica della dimensione del fenomeno del costo energetico attuale e della variazione del costo energetico tra il 1 settembre 2020, che è l'inizio di sinistra dell'indice dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, e lo stesso costo delle fonti di approvvigionamento energetico oggi. Come vedete c'è un'amplitudine, un'ampiezza, una dimensione di 20 volte superiore, quindi a illustrazione di quello che diceva il dottor Lombardini prima. Quindi non mi attardo nell'analisi e vedete effettivamente, ancora una volta, come diceva il dottor Lombardini prima, che i picchi dell'aumento dei prezzi del gas sono iniziati ben prima della guerra. Ne trovate uno già nel periodo inizio 2021, come vedete nel grafico. Quindi l'aumento principale, diciamo, viene dal mercato del gas,
a questo punto che fare, vedere tutto nero? Ecco, noi nella stessa slide sulla sinistra vedete, abbiamo provato a trovare un messaggio costruttivo, almeno, non dico positivo, ma costruttivo, dicendo che sicuramente questa crisi energetica non è alla fine, quindi ci vorrà un pochino di tempo, probabilmente ancora qualche anno di caro energia, abbiamo ancora qualche anno di caro energia davanti a noi, ma probabilmente potrebbe rappresentare questa crisi energetica finalmente un punto di svolta storico verso un sistema energetico più pulito e più sicuro. E questo come si fa? Sicuramente, come ancora una volta si diceva prima, con la transizione energetica che quindi si conferma un trend secolare per i prossimi anni, ma è contemporaneamente una necessità per il Paese e una opportunità di investimento che noi riteniamo essere poter offrire dei rendimenti interessanti sicuramente agli investitori con una, diciamo, buona certezza sui flussi di finanziari e sui rendimenti che si avranno per tutta la durata di un investimento in rinnovabili. Quando si comprano degli asset come facciamo noi, per esempio nel solare, con tariffe incentivate e una regolarità di prezzi che si fissano ex ante al momento dell'acquisto, si ha una buona previsione dei rendimenti per tutta la durata del fondo. Quindi sicuramente questa è una maniera di navigare in tempi di incertezza. Nella slide successiva vediamo quello che succede nel mercato italiano attualmente. Quindi sulla sinistra trovate la richiesta di energia elettrica attuale e poi la produzione in rinnovabili. Due messaggi chiave qui. La domanda di energia elettrica è tornata ai livelli pre-pandemia, quindi questo è positivo, perché significa che l'economia italiana sta tornando ai livelli pre-pandemia. Adesso vediamo cosa succede nei prossimi mesi. La produzione in rinnovabili nei primi 9 mesi del 22 ha rappresentato il 37% delle fonti di approvvigionamento, una percentuale che è un po' inferiore rispetto agli anni precedenti, ma essenzialmente per motivi contingenti, perché c'è stata la siccità, quindi l'idroelettrico ha contribuito molto meno nel 22 alla produzione di energia elettrica, ma il solare ha aumentato invece il suo peso, più 10%, proprio perché in un periodo di siccità c'era molto sole. Se andiamo alla pagina successiva, vediamo quindi che il solare e le rinnovabili, come si diceva prima, l'elettrificazione dell'economia puntando sulle rinnovabili, si impone ormai come in evidenza per sistemare una volta per tutta in sicurezza le fonti di approvvigionamento energetico, e in questa slide vedete anche sicuramente per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra che l'Unione Europea si è fissata e che sono molto ambiziosi. Questo è uno studio di McKinsey, in alto a destra trovate la percentuale di rinnovabili che noi dovremmo avere nel nostro mix energetico da qui al 2050 per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Dovremmo passare dal 42% di rinnovabili nel 2017 al 67% nel 2030 e poi all'87% successivo. E come vedete la parte da leone la fa il solare. Se andiamo alla slide successiva, vediamo anche ancora una volta un'illustrazione grafica di quello che diceva il dottor Lombardini. Allora, perché non si va rapidamente o più rapidamente verso questi obiettivi che sicuramente aiuterebbero anche nell'attuale situazione di crisi energetica? Perché come vedete nel grafico in alto, fino ad ora noi siamo stati capaci in Italia di mettere a terra più o meno progetti per 1 gigawatt all'anno in rinnovabili. Ora, per raggiungere questi obiettivi, gli obiettivi dell'Unione Europea, senza contare i nuovi obiettivi che si impongono con la necessità di far fronte alla crisi energetica, bisognerebbe moltiplicare per 9 gli investimenti e le realizzazioni, come diceva giustamente il dottor Lombardini, in rinnovabili. Quindi il messaggio è sicuramente per un fondo come quello che sto per presentarvi nella slide successiva, per un fondo come il nostro, che si chiama Net Zero, Target Helios Net Zero, che è il nostro terzo vintage, non è un problema trovare opportunità di investimento, perché ci sono comunque una media di 1 gigawatt di nuove rinnovabili all'anno, però per i bisogni del Paese bisognerebbe fare molto di più, e questo è un compito del Governo, è una scelta di velocizzazione amministrativa, come diceva il dottor Lombardini. Molte cose sono in corso, speriamo che lo facciano rapidamente.
Quindi la nostra proposta, ecco, per far fronte all'incertezza è quella di scommettere sulla transizione energetica, come vedete qui attraverso il nostro terzo vintage, ma ci sono anche altri investimenti dello stesso tipo, che ha il vantaggio di essere già un articolo 9 e di investire appunto in rinnovabili, transizione energetica, con un obiettivo di rendimento che crediamo essere molto, molto buono per i nostri investitori. L'ultima, la seconda idea della quale vi volevo parlare, andiamo alla slide, alla slide successiva, è quella del direct lending. In questo contesto economico e incerto, oltre ovviamente alla transizione energetica, chi soffre sono ovviamente le imprese, ma nonostante la sofferenza ci sono comunque delle imprese che, come vedete nei due grafici sotto, trovano in questo contesto delle opportunità di crescita, hanno bisogno però di capitali per o ristrutturarsi o cogliere queste opportunità di crescita, e in un contesto di tassi al rialzo, di forte inflazione, il credito bancario è destinato a ovviamente diminuire. Quindi ottime opportunità, come dicevano anche i miei colleghi delle altre case prodotto, per andare verso il direct lending. Tra l'altro ci sono dossier, se possiamo andare alla slide successiva, si trattano in termini di tassi di interesse variabili, quindi si presta a tassi di interesse variabili, per cui ci si copre anche dal rischio di tasso, e il nostro fondo di private debt ha scelto di essere selettivo, quindi di andare su una quindicina di 15-20 investimenti al massimo e di scommettere su opportunità di investimento selettive nelle piccole e medie società che hanno una struttura finanziaria più solida e quindi che garantiscono meno rischi per gli investitori. Grazie dottor Spada, e un grazie sentito a tutte le società sostenitrici per i loro interventi. Passiamo ora al secondo panel, focalizzato sull'esperienza degli investitori istituzionali in materia di investimenti. Per l'occasione abbiamo voluto creare una tavola di confronto ampia e composta da interlocutori che andassero a coprire l'intero panorama degli investitori istituzionali italiani. Abbiamo infatti un fondo preesistente, il fondo pensioni per il personale Cariplo, con il dottor Luca Ferrioli, che è responsabile funzione finanza del fondo, una fondazione di origine bancaria, la fondazione CR Cuneo, con il dottor Roberto Giordana, che è direttore generale, due casse di previdenza privatizzate, l'EMPAPI, che è l'ente di riferimento per le professioni infermieristiche, con il dottor Mauro Musi, direttore finanza della Cassa, e Cassa Forense, con Alessandro Simonini, Head of Liquid Asset. Abbiamo poi una compagnia di assicurazione, il Banco BPM Vita, con Matteo Riccardi, responsabile finanza, e infine un fondo negoziale, il Fondo Fonte, con la direttrice generale Anna Maria Selvaggio. Ecco, io ringrazio sin da subito i nostri ospiti per essere collegati qui con noi e passerei quindi alla domanda che vuole essere un po' il fil rouge di questa tavola rotonda. Infatti, come ha esposto all'inizio il professor Brambilla e come poi anche spiegato dal dottor Lombardini, il 2022 è stato un anno fortemente negativo e per quanto riguarda i mercati finanziari globali particolarmente pesante. Il 2023 sembrerebbe tuttavia essere minacciato da almeno tre fattori critici, ovvero le tensioni geopolitiche e geoeconomiche, l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e l'incremento dei prezzi dell'energia e conseguente aumento inflattivo. Pertanto, la domanda che appunto vi pongo è la seguente: come avete saputo adattare le vostre strategie di investimento in un anno così peculiare e come le avete impostate in vista dell'anno che sta per cominciare? Per rispettare l'ordine alfabetico inizierei dal dottor Luca Ferrioli, che è appunto responsabile funzione finanza del Fondo Pensioni per il personale Cariplo. Prego, dottor Ferrioli. Sì, grazie Lorenzo e buongiorno a tutti. Sicuramente il 2022 è stato un anno caratterizzato da volatilità. In realtà lo era già l'anno precedente, infatti abbiamo analizzato nei mercati una certa, diciamo, continuità nella volatilità rispetto al 2021, soprattutto nei mercati azionari americani. Un aumento dell'ordine però dell'1-2% su quelli europei, con delle fiammate, diciamo, di volatilità nei mesi di febbraio, marzo e anche aprile, con ovviamente l'invasione russa in Ucraina.
infatti si guardano i valori del B-Stox sfiorato in quel periodo circa 50 punti, per poi rientrare sotto i 20 nelle ultime rilevazioni. Quello che, diciamo, la diversità, quello che è cambiato rispetto al 2021 è un netto aumento della volatilità nei mercati obbligazionari, soprattutto sulla componente tasso. Lo si diceva già prima, riguardo le perdite, l'attenzione che bisogna avere su questi mercati. L'aumento sappiamo benissimo a cosa è dovuto, in particolare, diciamo, all'atteggiamento hawkish da parte delle banche centrali, sia quelle europee che la Fed. Nel nostro caso abbiamo rilevato il doppio della volatilità rispetto all'inizio anno. Un esempio, il portafoglio obbligazionario europeo è passato dal 3,7 al 6,8%, quello inflation link addirittura dal 4,7 al 9,4% di volatilità. Un po' meno l'internazionale, che, diciamo, ha più diversificazione, pertanto è aumentato solo, tra virgolette, dell'80% rispetto ai valori di partenza del dicembre 2021. Tutto questo ha portato sostanzialmente un aumento di circa l'1% della volatilità dei nostri portafogli, quindi un aumento di rischio. Per farvi capire un po' i nostri portafogli, abbiamo il portafoglio a prestazione definita che ha un peso della componente azionaria circa del 15%, la composizione circa del 25%, e ora hanno una volatilità che viaggia intorno al 6-7%, quindi valori molto più alti rispetto a quelli che avevamo ipotizzato, diciamo, in fase di definizione di asset allocation strategica. Per noi il tema del contenimento della volatilità è un tema primario, perché si può dire che il fondo Cariplo ha costruito la propria politica di investimento sul rischio, quindi partendo dalla volatilità obiettivo, definizione di rendimento e così via. Noi, diciamo, abbiamo una concezione di volatilità che è, diciamo, più allargata. Per noi tutti gli strumenti entrano a far parte della volatilità del portafoglio, compreso quelli che solitamente non vengono analizzati, come gli investimenti alternativi e gli immobili, soprattutto nel nostro caso. Se considerassimo solo la volatilità come semplice misura di distanza del prezzo dal proprio valore medio, sicuramente per ridurre la volatilità e mantenere alto il livello di rendimento basterebbe introdurre altri asset illiquidi in portafoglio. Però sappiamo che questo non risolve il problema, ridurrebbe probabilmente la volatilità matematicamente calcolata, ma non il rischio. È come se in questo periodo di festività, no, ci chiedessimo come fare a non aumentare di peso e la risposta fosse ci pesiamo a fine marzo, quindi sarebbe un rimandare un problema. Noi crediamo che ci sia comunque una correlazione tra gli investimenti alternativi e il rischio degli investimenti liquidi nel portafoglio. Tornando alla domanda su cosa abbiamo fatto e cosa faremo per il 2023, quello che abbiamo deciso di fare era, nel nostro caso, nell'ultimo periodo, di non aumentare la presenza di FIA in portafoglio, che già abbiamo. Però noi, rispetto a molti altri fondi pensione, siamo un fondo chiuso, quindi abbiamo una duration, diciamo, più limitata degli altri. Abbiamo inizialmente rinforzato il sistema dei controlli, il sistema dei rischi, non controllando solitamente le performance più statiche, dai rendimenti a rischi a un anno, insomma, allungando l'orizzonte, ma vedendo come si evolveva la redditività del fondo, diciamo, in finestre rolling, per capire quanto ci stavamo spostando dall'obiettivo che abbiamo di medio-lungo termine. E poi analizziamo le concentrazioni e i fattori che possono essere fattori di rischio che possono esporre il fondo pensione a, diciamo, altri ulteriori rischi e, diciamo, non avere dei benefici in termini di rendimento. Quindi questo è il primo aspetto che abbiamo subito toccato. Il secondo punto è che, avendo a disposizione un buffer di liquidità, l'abbiamo mantenuta nei primi mesi dell'anno, conseguente alla vendita di alcuni immobili, e abbiamo reinvestito in strumenti obbligazionari solo negli ultimi due mesi. Ma, diciamo, l'aspetto più importante, l'intervento più importante che il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deciso di porre in essere è sicuramente la revisione anticipata dell'asset allocation strategica. Noi abbiamo un asset allocation che scadeva a dicembre 2023,
considerando il piano di revisione triennale, abbiamo deciso di anticipare di un anno, la revisione, perché, come dicevate voi stessi nella domanda, i fattori esogeni che hanno portato a rivedere i piani di rendimento e di rischio sono completamente variati. Noi, quando avevamo impostato la nostra asset allocation, avevamo un'inflazione addirittura negativa in Europa, sull'1% negli Stati Uniti, ora siamo al 10% e all'8%. I tassi erano a zero, se non negativi, in Europa, e poco superiore allo zero negli Stati Uniti. Ora si diceva abbiamo livelli che vanno a sfiorare il 4%, stati anche superiori nei decennali. Quindi il mondo è cambiato, dobbiamo far fronte con dei nuovi livelli di rischio, quindi di volatilità più alta. Per forza di cose dobbiamo avere degli obiettivi di rendimento superiori, e anche per far fronte all'inflazione. Ovviamente non possiamo fare ipotesi di rendimento sui livelli attuali di inflazione, dovremmo aspettare un contenimento di questa, altrimenti significherebbe puntare a dei rendimenti del 12% che sono annuali, che sono impensabili, con un budget di rischio limitato. E la sfida sarà proprio questa: cercare di ristrutturare il portafoglio con le nuove condizioni e cercare di aumentare il rendimento sulle asset class più diffuse che abbiamo già attualmente in portafoglio. Vedremo di ribilanciarle e valuteremo nelle prossime settimane, perché è un lavoro che stiamo facendo proprio ora, se è il caso di introdurne di nuove. Ecco, questo però è lo studio e non dobbiamo aumentare. Grazie mille, dottor Ferioli. Passerei subito la parola a Roberto Giordana, che è il direttore generale della Fondazione CR Cuneo. Prego. Bene, grazie. Un ringraziamento particolare ovviamente al professor Brambilla e ai itinerari previdenziali per l'invito. Come fondazioni, molti ormai conoscono in misura maggiore rispetto a qualche tempo fa cosa siamo, cosa sono le fondazioni di origine bancaria. Fondazioni di origine bancaria, rispetto anche al collega che mi ha preceduto, che ha fatto riferimento a liquidità e a flussi che possono arrivare, le fondazioni devono estrarre valore dal proprio patrimonio, e ovviamente l'attenzione per i ricavi deve essere massima. Quindi, nell'ambito dell'allocazione dei nostri investimenti, ovviamente bisogna prestare attenzione anche al grado di liquidabilità del patrimonio, che noi da sempre l'abbiamo a livelli molto elevati. Liquidabilità non vuol dire possibilità di chiudere in utile tutto, ma poter comunque riuscire a creare la liquidità nell'ipotesi in cui uno dovesse averne necessità. Nell'ambito di quest'anno, come tutti sappiamo, c'è stato un violento rialzo dei tassi, c'è stato un impatto negativo su praticamente quasi tutte le asset class. Mi viene da pensare a quello che avvenne nel 2008, in quegli anni dove effettivamente anche in allora le asset class ce ne furono poche che si salvarono, e nell'ambito di una diversificazione come noi tutti investitori istituzionali dobbiamo avere, alla fine il risultato di un rendimento positivo è già un grande risultato, anche se questo risultato, come sarà quello che noi raggiungeremo a fine anno, non sarà a livelli dello scorso anno, tanto per fare un confronto ravvicinato. Nell'ambito del panorama abbiamo comunque anche altri ragionamenti che bisogna tenere in considerazione. La distinzione tra gli investimenti quotati e quelli non quotati. Per quanto riguarda i quotati, le reazioni dell'andamento dei mercati ci sono state praticamente quasi subito, o comunque gli effetti si sono già visti sui portafogli, si sono visti sui vari strumenti in portafoglio.
Sono curioso di vedere gli effetti che ci saranno sugli strumenti non quotati, perché comunque è ovvio che anche, anche su questi ci sarà una correzione, o comunque ci saranno dei livelli che non sono quelli probabilmente ai quali si era abituati ad avere e a vedere. Questo quindi cosa comporta? Comporta un'attenzione maggiore, un monitoraggio superiore di tutto quello che è stato messo in portafoglio. Qui a breve o comunque nei prossimi mesi si riuscirà a capire nell'ambito dei portafogli di noi investitori istituzionali quelli che hanno avuto attenzione a non inseguire il rendimento tanto per alzare l'asticella in presenza di altri rendimenti che erano a zero, e quindi vedere se effettivamente il calcolo del rischio che era stato fatto ex ante è stato ben fatto. Per quanto riguarda altri temi, mi è piaciuto tantissimo quello che Alberto hai fatto come passaggio, che occorrerà fare i conti non solo con l'andamento dei mercati ma anche con l'inflazione, perché alla fine questo è un elemento dove negli ultimi anni non c'era più una percezione di un ritorno, oltretutto un ritorno così violento credo che pochi potessero preventivarlo. Quindi sono ancora più soddisfatto che noi come fondazione nell'ambito delle 86 siamo tra le pochissime che hanno sempre accantonato i fondi di riserva il massimo che il MEF, il Ministero Economia e Finanze, ci consentiva. Questo ovviamente è un elemento non di poco conto per un soggetto come noi siamo, che deve fare erogazioni sul territorio utilizzando il proprio patrimonio, ma deve difendere il patrimonio perché deve comunque trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Nell'ambito di scenari che sono quelli del 2023, un elemento non di poco conto da valutare sarà il tema della Cina, il tema dell'effettivo o solo ventilato allentamento delle misure anti-Covid, perché questo potrà fare tanta differenza su tutti i mercati. Cosa facciamo come fondazione? Come fondazione continuiamo nell'ambito della nostra politica di diversificazione degli investimenti. Abbiamo privilegiato già dallo scorso anno il tema degli investimenti a medio e lungo termine, inserendo nel portafoglio partecipazioni che possono garantire, ove sempre possa essere utilizzata questa espressione, un dividendo che comunque permetta di avere uno zoccolo duro di rendimento. Il tema nuovo che comunque per investitori come siamo noi, il tema nuovo, la ripresa dei tassi, guardandolo dall'aspetto positivo, essendo stati noi scarichi ormai da diversi anni di una componente obbligazionaria diretta, ovviamente a questi livelli stiamo cominciando a raccogliere nuovamente quello che ci è mancato come gamba nell'ambito della diversificazione, ma soprattutto del contributo ai ricavi della fondazione. Stiamo cominciando a raccogliere nuovamente obbligazionario non societario, perché non riteniamo che il livello di rischio sia pagato ancora sufficientemente, ma quello governativo sì. Questo è l'atteggiamento di un investitore istituzionale che deve avere comunque uno scenario rivolto al proprio territorio, perché dagli utili e dai ricavi che facciamo garantisce erogazioni nell'ambito dei piani programmatici e dei piani che si detta il proprio consiglio e i propri amministratori. Grazie mille dottor Giordana. Adesso passerei alla prima delle casse di previdenza privatizzate che abbiamo oggi collegate, e in particolare al dottor Mauro Musi, che è il direttore finanza dell'Empapi. Prego. Grazie mille, grazie al professor Bambilla e a tutto il team per l'invito.
Allora, io mi ricollegherei al tema che i itinerari previdenziali appunto ha in primis evidenziato, cioè il fatto che questo 2022, pare insomma 2023, sia minacciato da questo mostro della mitologia greca, Cerbero, cioè per cui appunto tre teste erano le tensioni geopolitiche e geoeconomiche, e l'aumento dei tassi di interesse, e la terza è costituita dagli aumenti appunto del prezzo del gas e dell'energia elettrica. Intanto l'augurio che ci facciamo tutti quanti è che Cerbero non si trasformi in idra, che è un altro appunto, diciamo, famoso mostro della mitologia greca, che però aveva sette teste, anche di più, e ogni volta, peraltro, ogni volta venivano tagliate ricrescevano, quindi diciamo, questo sarebbe già un buon auspicio. E dal punto di vista tematico di ciò che è accaduto, appunto i colleghi che mi hanno preceduto hanno già trattato molti aspetti. Quello che dobbiamo ricordarci è che ovviamente noi siamo degli investitori previdenziali, cioè non solo istituzionali ma a carattere previdenziale, e quindi chiaramente guardiamo il lungo periodo. Ovviamente come casse facciamo bilanci annuali, come i fondi pensioni peraltro hanno un'app ancora più ravvicinati, hanno questa anche difficoltà di rapportarsi con questa mission di lungo periodo, perché spesso si cade in tentazione di guardare il NAV. E quindi dal punto di vista nostro dobbiamo essere prudenti, dobbiamo riuscire di fare la massima attenzione e di guardare al medio-lungo periodo. E questa crisi energetica che un po' ha afflitto tutti quanti è stata caratterizzata anche dalla crisi geopolitica, è stata uno spunto per il nostro Consiglio di Amministrazione di favorire tutte le tematiche della sostenibilità intesa per l'appunto con la parte sia environmental che social che di governance, ma soprattutto dal punto di vista della transizione energetica, che è un po' il tema di cui si parla. Peraltro oggi dovremmo attenderci un annuncio forse storico dagli Stati Uniti, perché si parla di fusione nucleare, quindi questo potrebbe nuovamente nel 2023 cambiare tutti gli scenari, cioè oggi stiamo parlando di qualcosa che potrebbe spostare gli equilibri anche europei, perché se veramente gli Stati Uniti sono arrivati a questo obiettivo, tutte le tematiche, tutto il ribilanciamento energetico dell'Europa che si sta basando su altre tipologie di energia potrebbe essere rimesso nuovamente in discussione. Dal punto di vista nostro, particolarmente italiano ma anche europeo, le rinnovabili sono un tema assolutamente necessario e indispensabili, e chiaramente su questo mi ricollego anche al tema e allo spunto della società di Tages e anche di Kapman. E dal punto di vista invece dell'ente, abbiamo in primis sfruttato il rialzo dei tassi obbligazionari, abbiamo avuto un BTP che finalmente ha raggiunto degli obiettivi, dei target di rendimento che si allineano completamente a quella che è l'asset allocation strategica dell'ente, e per questo, essendo noi completamente scarichi, come anche diceva il dottor Giordana della Fondazione Cuneo, essendo noi completamente scarichi di TP e di titoli di obbligazioni italiani, abbiamo favorito questo tipo di acquisto prevedendo una delibera quadro per un importo anche molto importante, diciamo fino quasi al 7-8% del patrimonio dell'ente. BTP perché? Perché BTP, perché comunque sia vogliamo anche in parte sostenere quella che è il nostro paese, l'economia del paese, il famoso sostegno all'economia reale che poi tutti si parla, e noi siamo disponibili a questo tipo di sostegno, in questo caso all'economia del paese in senso lato, ma anche siamo molto disponibili al sostegno all'economia reale. D'altro canto però sarebbe anche utile una rivisitazione di quelle che sono un po' le politiche fiscali del governo, perché noi ci troviamo ancora come cassa di previdenza, in questo caso parlo, e qui magari il dottor Simonini mi può confermare, come cassa di previdenza paghiamo una politica fiscale del 26%, quindi siamo a tutti gli effetti considerati come degli investitori speculativi e non degli investitori previdenziali,
fondi pensione, per esempio, che si tratta di una previdenza complementare, hanno già una politica fiscale vantaggiosa, è scesa al 20%, ma mentre noi che abbiamo trattiamo di previdenza obbligatoria abbiamo ancora il 26%, e questo è un argomento che può essere un contraltare al sostegno appunto all'economia reale e a questi investimenti. Peraltro abbiamo fatto anche investimenti mission related, noi siamo in una fase in cui dobbiamo ribilanciare il nostro portafoglio verso gli investimenti liquidi, gli investimenti sui mercati regolamentati, siamo diciamo molto pieni dal punto di vista degli alternativi, e per questo staremo attenti, come già anticipava il dottor Giavenni, mi sembra, al mercato anche equity, alla possibile rimbalzo, alla possibile ripresa dei mercati, chiaramente con molta prudenza, proprio perché quest'anno la prudenza ci ha portato a sovrappesare la liquidità e a sovrappesare la componente monetaria, in attesa dei tempi migliori che ancora faticano ad arrivare. Detto questo, appunto, concluderei il mio intervento facendo auguri di sereno Natale a tutti quanti e alla prossima occasione. Grazie mille, mi sento di ricambiare gli auguri a tutti quanti, anche collegati, non solo a voi relatori. Passerei adesso a un investitore istituzionale che ha delle caratteristiche diverse dai precedenti, ovvero una compagnia di assicurazione, con il dottor Matteo Riccardi, che è responsabile di finanza del Banco BPM Vita. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito al professor Brambilla, itinerari previdenziali anche da parte mia. Inizierei specificando che sul fronte degli investimenti delle compagnie vita, che come sapete si occupano di varie cose, mi concentrerò soprattutto su quello che facciamo sul cosiddetto ramo primo, sulle gestioni separate, su cui l'impatto del rialzo dei tassi, che è stato ampiamente menzionato nei precedenti interventi, è stato particolarmente, lasciatemi dire, pesante. Si è fatto sentire in modo particolarmente evidente. Ecco, apparentemente e a inizio anno, se torniamo indietro di 12 mesi fa o a fine dell'anno scorso, la notizia del rialzo dei tassi poteva essere stata accolta in termini positivi, come una buona notizia, perché chi anche ha partecipato a questi convegni dedicati alle assicurazioni in passato, per parecchi anni ci siamo lamentati che i tassi continuavano a scendere troppo, eravamo in difficoltà sui nuovi investimenti, c'erano effetti perversi anche sul fronte del passivo indotti e o amplificati da Solvency II. E quindi potevamo essere contenti che i tassi prendevano la via della risalita. Ahimè, dalla buona notizia, questa si è trasformata in un incubo, lasciatemi dire in modo un po' forte, ma per rendere l'idea, sostanzialmente perché il rialzo dei tassi è stato troppo veloce e troppo intenso. E la figura della scalata all'Everest mi è piaciuta molto, se posso, perché ha reso perfettamente l'idea della intensità e della velocità. Siamo saliti in cima, ho detto Everest, ma era il Cervino, è la figura di prima, però mi sono fatto prendere la mano dalla risalita dei tassi, particolarmente eccessiva e da record. E non abbiamo avuto tempo, non sono uno scalatore, ma fin qui ci arrivo, di fare delle pause per adattarsi alla diminuzione dell'ossigeno man mano che si saliva. Ecco, questo per dire che per noi, e venendo a un tema specifico delle assicurazioni, il rialzo della volatilità ha avuto due effetti perversi, si è tradotto in due situazioni negative sulle nostre metriche: le minusvalenze sul bilancio, tipicamente sul mondo obbligazionario a seguito appunto del rialzo dei tassi, e secondo effetto i timori sul fronte della solvibilità se la crisi del rialzo dei tassi si fosse spostata anche al lato, per esempio, dello spread sui titoli di Stato italiani che sono stati citati prima, cosa che per ora, toccando ferro, non abbiamo ancora o non abbiamo avuto.
per far fronte a queste due situazioni e cercare di tamponare gli effetti negativi della volatilità, prima battuta, nella prima parte dell'anno scorso, abbiamo messo in atto sostanzialmente due attività difensive: la riduzione di parte degli investimenti azionari che erano già contenuti e sono stati ulteriormente ridotti, e l'aver posticipato ulteriori investimenti sul mondo del credito per evitare assorbimento di capitale e quindi peggioramento delle metriche di Solvency II a cui facevo riferimento prima. Terzo tema che cito per ultimo e poi spiego meglio perché, chiaramente cercare di ridurre la duration degli attivi, cercare di ridurre le scadenze dei nuovi investimenti sul mondo obbligazionario. Parlo dei nuovi investimenti perché essendo salite molto rapidamente le minusvalenze, avevamo difficoltà a vendere obbligazioni già acquistate e più lunghe con ripeto, minusvalenze latenti accumulate in poco tempo molto alte, e quindi gioco forza che la riduzione della duration media del portafoglio potesse essere fatta solo investendo nuovi flussi, investendo le scadenze su scadenze corte, a meno ovviamente di pensare a soluzioni più drastiche con derivati o quant'altro. Il tema però di investire su scadenze brevi può essere maneggiato con cura dalle assicurazioni, perché abbiamo anche tutti i vincoli imposti dalla LM e la necessità di attuare un matching saggio e ragionevole tra scadenze attive e scadenze dell'attivo passivo, per non provocare poi ulteriori problemi di mismatch, rischio di tasso di interesse e quant'altro. Quindi duration corte sì, ma non possiamo esagerare. E quali sono le sfide per il 2023? Abbiamo un grosso tema sul mondo delle gestioni separate, quello di riuscire ad adeguare la redditività e i rendimenti delle gestioni separate alle condizioni correnti di mercato, perché come sapete il calcolo dei rendimenti delle gestioni separate è basato sul costo storico e quindi il rendimento storico delle obbligazioni acquistate anni fa, quindi il nostro portafoglio non si è ancora adeguato in termini di redditività a quella che è la redditività corrente e concorrente per esempio dei titoli di Stato sul mercato. Quindi occorrerà colmare possibilmente rapidamente nell'interesse dei nostri clienti questo divario tra la redditività corrente di mercato e la redditività storica delle gestioni separate. Questo naturalmente potrà essere fatto con gradualità per le difficoltà che dicevo prima, tipiche che hanno le assicurazioni in un trading eccessivo, perché non possiamo realizzare minusvalenze, e occorrerà ovviamente essere fatto senza incrementare in modo eccessivo il rischio del portafoglio, come si diceva anche in introduzione, diceva il professore, va bene raddrizzare la rotta, ma non possiamo fare correzioni troppo drastiche per non assumere troppo rischi, ai nostri clienti. Quindi concludo dicendo che ovviamente non è ancora finita la parte di sofferenza che abbiamo sul fronte degli investimenti, però quantomeno cerchiamo di impostare la nostra attività in modo da poter affrontare l'anno prossimo senza eccessivi scossoni. Grazie. Grazie dottor Riccardi. Colgo anche l'ultimo spunto che lei faceva sulle gestioni separate per dire che poi torneranno come tema centrale per i convegni che Itinerari Previdenziali organizzerà l'anno prossimo, dedicati alle compagnie di assicurazione, perché sicuramente sono un tema che torna all'attualità, è un tema da affrontare. Passerei adesso alla dottoressa Anna Maria Selvaggio, che è la direttrice generale del Fondo Fonte, alla quale giro la medesima domanda. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito al professor Brambilla, itinerari previdenziali e per gli spunti costruttivi sino ad ora ascoltati. Sono sempre momenti importanti che ci permettono di mettere a fuoco le esperienze di tutti gli operatori del settore. Come noto, in questa sede rappresento un fondo negoziale, il Fondo Fonte, che è il fondo del terziario e mi piace ricordarlo, a partire da aprile 2022, grazie a un intervento e grazie a un'apposita autorizzazione della Covip, la platea si è estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che operano nei settori di riferimento di Fonte. E come dicevano appunto i colleghi precedentemente, anche per Fonte il 2022 è sicuramente l'anno più penalizzante nella storia ultraventennale del fondo. Tuttavia vorrei ricordare come la nostra crisi, o comunque la crisi dei settori di riferimento, sia cominciata già a partire nel 2020, quando la pandemia ha impattato negativamente su quelli che sono i settori nostri di riferimento e con inevitabili conseguenze sui nostri iscritti, a cui abbiamo dovuto rispondere proprio nell'anno 2020, sostituendoci a quello che è il welfare pubblico, con un aumento del numero di erogato a fronte, per esempio, di, mi piace ricordarlo, di circa 520 milioni di contributi entrati nel 2020, oltre 250 sono state le erogazioni a favore dei nostri iscritti. Accanto, quindi, nonostante questo scenario, tuttavia l'obiettivo di un fondo pensione, quindi l'obiettivo di Fonte, è un obiettivo di lungo periodo, per cui come dire, i risultati, tranne appunto il 2022, risultano ancora oggi del tutto positivi, sia in termini di adesioni, quindi di nuovi iscritti che si attestano intorno al 5% solo nell'anno 2022, abbiamo anche, come dire, abbiamo costruito una capacità duratura di rendimenti di risultati premianti per i nostri iscritti. È ovvio che le condizioni macroeconomiche in cui ci siamo trovati nel corso dell'ultimo anno rappresentano, come dicevano prima anche i colleghi intervenuti, una straordinaria eccezione rispetto a quello che è l'obiettivo di lungo periodo di un fondo pensione o di un investitore istituzionale, perché, come dire, è la crisi attuale ha impattato negativamente su tutte le asset class in cui comunemente investono i fondi pensione e quindi anche il fondo Fonte. Come dicevo prima, quindi il 2022 è un anno sicuramente penalizzante, ma se guardiamo all'andamento storico del fondo pensione Fonte, comunque, se pensiamo al range per esempio 2005-2017, l'andamento medio dei comparti e dell'offerta finanziaria di Fonte è stata positiva per 12 anni su 13, con l'unica eccezione, che voi certamente ricorderete, del 2011, ed ancora, se guardiamo all'ultimo quadriennio, fatta eccezione per il 2018, abbiamo avuto poi degli anni, compreso l'anno 2020, per non parlare del 2021 in cui abbiamo raggiunto rendimenti a doppia cifra sui comparti dinamici, del tutto positivi. Questo, come dire, l'offerta finanziaria di Fonte fino ad oggi però è stata caratterizzata da quelle che sono asset class tradizionali, quindi da mandati di gestione. Tutti, ci sono qui diversi operatori di mercato che sanno bene che nel panorama della previdenza complementare Fondo Fonte si è avviata o si è affacciata solo a partire dal 2019 con un'attenta analisi alla ricerca e quindi ad un'analisi dei private assets all'economia reale. Il primo step è stato completato già nel 2022, con l'investimento e con un impiego di 20 milioni di euro nel fondo promosso da Fondo Italiano di Investimento, con la sottoscrizione
di due strumenti, di private equity e private debt, e quindi questa costituisce per noi un primo investimento mission related, perché da un lato costituisce l'opportunità di investire nel tessuto economico italiano e dall'altro costituisce un elemento, un segnale di fiducia nell'economia e nelle aziende del paese. Nei prossimi giorni, quindi il prossimo 21 dicembre, ci sarà un ulteriore consiglio di amministrazione. Nei primi mesi del 2023 andremo ad implementare il portafoglio di fonte con oltre 340 milioni di investimenti nelle diverse asset class degli illiquidi, partendo quindi dal comparto infrastrutturale, perché riteniamo che questa sia l'asset class da guardare diciamo per prima e con maggiore attenzione, e appunto nel corso del triennio si proseguirà con l'investimento in tutte le diverse asset class degli liquidi. A questo proposito sottolineo che per espressa decisione del Consiglio di amministrazione avremo un modello diversificato, un modello di gestione diretto che si affiancherà alla individuazione, che verrà finalizzata nei primi mesi di gennaio, di un GEFIA che vada ad individuare strumenti liquidi con un particolare focus extra Italia. E poi, tra le ulteriori novità, i colleghi dicevano un monitoraggio diverso rispetto al passato, stiamo finalizzando anche la selezione di un advisor ESG che ci consentirà di essere supportati anche nel monitoraggio della sostenibilità ambientale, economico e sociale degli investimenti che andremo ad individuare. Tra l'altro Fonte diciamo aderisce già ai BRI da qualche anno, e riteniamo che diciamo l'attenzione a tali profili sia divenuta ormai necessaria. Non abbiamo, questa è la nostra ricetta, questa è la nostra esperienza, siamo, chi conosce appunto il presidente del fondo, siamo degli inguaribili ottimisti e riteniamo che come dire, una diversificazione maggiore del nostro portafoglio, unitamente alla ricerca di nuove fonti di decorrelazione, ci consentirà comunque di mantenere quei risultati premianti che fino ad oggi, come dire, nel lungo periodo Fonte ha saputo assicurare. Grazie e faccio gli auguri a tutti. Grazie. Spero di essere stata nei 7 minuti. Grazie mille. Diciamo che chi doveva intendere ha inteso. E adesso passerei la parola all'ultimo relatore di questa tavola rotonda, che è il dottor Alessandro Simonini, che è Head of Liquid Asset di Cassa Forense. Prego, dottor Simonini. Sì, grazie Lorenzo, grazie dell'invito. Ci tengo anch'io a ringraziare i Itinerari Previdenziali e il professor Brambilla. Beh, dopo questo panel sono state dette tutte cose giuste, corrette, voglio non ripetermi. Quello che volevo dire è che probabilmente potevamo accorgerci un po' prima che qualcosa stava cambiando. Già da dicembre scorso, nello scorso anno, probabilmente post-Covid potevamo capire che c'era stata tanta politica economica, tanta politica fiscale, un'inflazione che poteva essere alle porte. Quindi, per rispondere alla tua domanda, probabilmente noi come casse previdenziali dobbiamo sempre riuscire a prepararci prima se vogliamo essere poi effettivamente fattivi sul portafoglio. Quindi, per prepararci a questi eventi di rialzo tassi, acquisti diciamo delle banche centrali più restrittivi, prepararci all'inflazione, l'abbiamo fatto, se volete, nel 2021. Ci siamo preparati riducendo la duration, ci siamo preparati investendo sotto benchmark lato equity. Nel private market invece dico che noi abbiamo ormai una politica che ci porta a investire un quantitativo, un budget nel mercato degli alternativi che è costante nel tempo, quindi lì non abbiamo potuto fare una certo tipo di diciamo tatticismo nell'investire più o meno nel private market. Beh, nel 2022 non ci siamo fatti mancare nulla, è crollato tutto, è crollato l'obbligazionario, è crollato l'azionario, quindi di nuovo
ci portiamo a casa un'altra cosa che ormai è chiara, che la diversificazione 60-40 equity bond non funziona più. Però in realtà abbiamo una cosa positiva che abbiamo visto. Abbiamo visto che invece il mercato dell'alternativo, chiaramente sappiamo che non c'è un aggiornamento dei NAV, diciamo, come il mercato pubblico, ma cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una capacità di drawdown delle masse in commitment quest'anno molto molto importante. Per cui questo cosa significa? Che tutto quel commitment fatto negli anni passati probabilmente era stato trattenuto dai gestori perché non avevano dei deal diciamo buoni da fare. Quest'anno agli attuali multipli abbiamo avuto tanto richiamo, quindi probabilmente in quel settore dove noi riusciamo a fare meno tattica, in realtà i gestori che abbiamo selezionato riescono a fare questo tipo di ragionamento. Per cui è chiaro che noi, voglio dire, non voglio abbandonare la prudenza che mi caratterizza, però allo stato attuale, voglio dire, se uno i compiti li ha fatti probabilmente nei tempi giusti, oggi ovviamente le performance saranno negative del portafoglio, ma cosa abbiamo dinanzi? Abbiamo comunque dei prezzi sia sul mercato equity, sia lato yield nella parte del fixed income, che comunque come dire, ci fanno essere più costruttivi. Quindi per quanto ci riguarda, quest'anno è stato un anno, primi 6 mesi di attesa, anche perché c'era diciamo il conflitto russo, dell'invasione russa in Ucraina. Nella seconda parte dell'anno abbiamo fatto più acquisti, se vuoi, diretti in partecipazioni, perché quello per noi ovviamente va un po' al di là di quello che erano la situazione di mercato, perché le partecipazioni dirette azionarie soprattutto sono delle cose strategiche che vanno al di là del prezzo di acquisto. Sono tornati interessanti gli acquisti sul governativo, ovviamente governativo per noi è pressoché Italia, cosa che non facevamo dal 2012, quindi questo in realtà ha fatto sì che quest'anno gli acquisti diretti hanno un po' soppiantato quello che in passato facevamo con i fondi UCITS. E in questo finale di anno invece vogliamo cominciare a essere più costruttivi, quindi per cui sì, tante nubi che noi vediamo che sono sopra il nostro cielo, però in realtà tante opportunità anche di cominciare a essere di nuovo costruttivi. Probabilmente, come è stato detto dai miei colleghi, sul lato del fixed income noi vediamo ancora magari qualche problemino lato rischio, diciamo, abbiamo visto il rischio tasso, vogliamo ancora un po' vedere dei rischi default che magari dovranno in qualche modo appalesarsi, però vorrei essere positivo dicendovi che noi cominciamo a fare il 2023 volendo pian piano ad essere di nuovo costruttivi sul portafoglio. Direi che questo è quello che posso aggiungere. Grazie mille, dottor Simonini. Io ringrazio tutti gli ospiti di questo secondo panel, perché penso ci abbiano fornito sicuramente un quadro interessante e anche completo delle molteplici strategie di investimento dei diversi investitori istituzionali, che ovviamente hanno peculiarità specifiche e che devono essere rispettate. Concludiamo la mattinata con la preziosa relazione del dottor Gabriele Giudice, che è vice direttore presso la Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea, e che ci fornirà un quadro sull'attuale situazione economica sulla base delle recenti previsioni che ha pubblicato la stessa direzione, e ci spiegherà l'importanza del concentrarsi in investimenti di medio termine. Quindi cedo subito la parola a lei, dottor Giudice, prego. Sì, buongiorno, grazie dell'invito al dottor professor Brambilla e ai itinerari previdenziali. Sono tornato ieri da Zagabria con un po' di febbre, quindi spero mi vogliate scusare se non sono la più forma possibile, però ho piacere di partecipare
e presentare sia la nostra visione su quanto, quali sono gli scenari, diciamo, economici, ma soprattutto indicare le prospettive di investimento che potrebbero essere interessanti per il vostro lavoro. Nella prossima slide appunto presento qui le nostre previsioni per cui che sono state presentate il mese scorso, dal quale appunto si evince che gli sviluppi macroeconomici e geopolitici negli ultimi mesi hanno portato a una revisione delle previsioni di crescita per il 2023 è abbastanza importanti, con una ripresa che è prevista nella seconda metà dell'anno prossimo. Allo stesso tempo ci dovrebbe essere una riduzione delle pressioni inflazionistiche che comunque continueranno fino al 2024. L'Italia avrà una progressione simile a quella della zona dell'euro, per cui una crescita solo del 0,3 nel 2023 e l'1,1% nel 2024, che è un po' più basso dell'1,5% della zona euro l'anno prossimo, ma è la stessa di quest'anno nel 2023. È da notare che la Germania invece avrà una recessione dello 0,6% nel 2023. E l'inflazione, come detto, avrà un picco quest'anno e poi comincia una discesa progressiva e continuerà ad essere comunque al di là del 2% anche nel 2024. A livello della zona euro prevediamo che ci sia ancora un'inflazione del 2,5%. Quindi un rallentamento evidente con effetti anche sull'occupazione, che però rimane molto resistente. Allo stesso tempo abbiamo una novità che è ormai in piedi da un anno e oltre, che è il Recovery Resilience Facility Next Generation EU, che implica un piano di investimenti e di riforme molto importante da implementare entro il 2026 e che ha l'obiettivo di aumentare sia la crescita che la resilienza nei vari paesi. Per l'Italia questo è un ammontare molto importante, 192 miliardi, e il loro focus di questi investimenti è facilitare la transizione digitale e verde, che appunto era già necessaria prima e che adesso diventa ancora più importante. La cosa che vorrei sottolineare è che spesso quando si parla di piani in un paese si guarda l'ammontare che è destinato a quel paese. In realtà, se uno prende la dimensione europea, ci sono le opportunità enormi di investimento anche negli altri paesi per un investitore europeo, quindi non c'è un confine minimo sia nazionale sia in termini di investimenti da parte, diciamo, di chi vuole ricevere finanziamenti, ma anche di opportunità di investimento per chi vuole supportare le attività del settore privato. Il fatto di avere appunto queste operazioni congiunte in tutti i paesi avrà un effetto di spillover molto importante sulla crescita. Prossima slide. I rischi ovviamente ci sono e sono importanti, appunto la pressione inflazionistica potrebbe continuare più a lungo del previsto con questa traslazione dell'aumento dei prezzi e dei cibi anche sul resto dell'economia nel core inflation. Ci sono queste interruzioni nelle catene globali di valore che hanno sofferto nell'ultimo anno, c'è quindi tutto un processo di reshoring che può avere, diciamo, sviluppi nelle due direzioni. La politica monetaria è chiaramente restrittiva, lo sarà per un po'. Nel frattempo la questione è cosa fa la politica fiscale. In alcuni casi c'è stato un intervento molto importante negli ultimi mesi per supportare le economie per limitare l'impatto degli sviluppi sui mercati energetici, ma in realtà appunto un eccesso di politica espansiva potrebbe portare a un aumento dei tassi di interesse ancora più elevato e quindi avere un impatto
impatto negativo sugli investimenti. Ci sono ovviamente anche i rischi nell'implementazione delle politiche, l'implementazione dell'RF è il primo luogo, dove ci sono sia riforme che investimenti da fare, c'è sia un problema di capacità di assorbimento amministrativa, ma anche volontà politica di implementare fino in fondo, in particolare se ci sono cambiamenti di governi. Ho citato già le misure di breve termine di supporto per l'economia, adesso abbiamo l'Eurogruppo indicato, ancora sulla slide precedente, ci sono delle misure appunto per sostenere, ridurre l'impatto sui ceti vulnerabili e sulle imprese. Queste, se saranno continuate, dovranno essere molto più focalizzate, ridurre anche il loro impatto fiscale e soprattutto preservare l'incentivo sui prezzi dei prezzi di energia, in modo che si favorisca la transizione verso nuove fonti di energia e l'efficienza energetica. Prossima slide. In questo contesto il PNRR rappresenta un elemento, diciamo, di rottura rispetto agli anni precedenti, perché dà una prospettiva di medio termine in termini di investimento, identificando dei settori strategici per l'Europa e anche promuovendo un investimento pubblico chiaro nel corso dei prossimi anni, a cui si può sommare l'investimento privato, perché appunto garantito sia dalla presenza di fondi pubblici, ma anche dalla volontà e dalle riforme che permetteranno di portare a termine investimenti che altrimenti avrebbero preso molti anni o forse non sarebbero mai stati completati. In particolare ci sono aree di grande importanza nella digitalizzazione e l'innovazione, nelle infrastrutture, in Italia già per citare alcune tra le più importanti c'è la transizione dell'industria, le reti ultraveloci, le politiche industriali, gli investimenti nelle reti ferroviarie e anche la ricerca e lo sviluppo. Ricevono una quantità enorme di fondi. Un altro elemento che va al di là dell'RRF, ma è altrettanto importante per dare una prospettiva di medio termine, è questa creazione di progetti di comune interesse europeo che beneficiano di un trattamento specifico dal punto di vista degli aiuti di Stato, che permette di favorire sia le imprese italiane che ovviamente straniere che si mettono insieme a livello europeo per portare avanti dei progetti strategici su settori importanti su cui in realtà l'Europa non è stata capace di concentrare le risorse appunto avendo un approccio troppo frammentato. E quindi qui di nuovo il settore privato è cruciale nel suo intervento, ci sono dei settori strategici, le catene strategiche su cui puntare, per esempio sulla salute, la microelettronica e l'idrogeno. Quindi la questione è come si possa convogliare risparmio privato su queste priorità dell'Unione Europea e ovviamente fondi investimento, enti previdenziali come i vostri potrebbero essere importanti contributori a questo sviluppo. La prossima e ultima slide, per entrare nello specifico, ci sono in particolare delle accelerazioni che stanno avendo luogo in questi mesi. Nel corso del prossimo anno rinegozieremo con gli Stati membri un pacchetto di altri 220 miliardi di euro nell'ambito della cosiddetta Repower EU, che probabilmente speriamo sarà adottata nel corso di questa notte nel trilogo che avrà luogo a Strasburgo tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, e quindi che determinerà l'accelerazione degli investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere l'uso dell'energia sostenibile. Questo in realtà si sovrappone alla strategia già inclusa nel Next Generation EU e nel Recovery Resilience Facility, perché gran parte di questo era già previsto. Abbiamo per esempio un target minimo del 37% della spesa deve essere nel verde, oltre al 20% nel digitale, e quindi si spingerà, entreremo in negoziato con gli Stati per spingere ad accelerare alcuni investimenti e aggiungere ambizione.
Qui di nuovo appunto i capitali privati saranno molto importanti, come ho detto sono settori in cui c'è comunque un interesse del privato, ma riuscire a inquadrarle in questa strategia di medio termine è essenziale. Ho parlato prima di progetti di interesse comune europeo, ci sono anche cosiddette alleanze industriali europee che si stanno supportando, si stanno sviluppando, di nuovo nel settore dell'autonomia strategica. E quindi io non sono specificamente dei progetti di cui parlavo prima, in cui è molto inquadrato diciamo, l'ambito dell'investimento. In questo caso è un'alleanza che mira a sviluppare tutto un insieme di elementi di ricerca e di innovazione in tanti settori importanti, e quindi là sono fatte alleanze industriali che sono in gran parte anche composte da investimenti del settore privato. Quindi per citare quelle più importanti che stanno facendo già più progresso sono quelle sui processori e semiconduttori, la microelettronica, dati industriali, cloud, l'idrogeno e l'energia solare, quindi verde, digitale, che sono appunto i gap principali che anche l'Europa aveva rispetto e ha ancora rispetto al resto del mondo. Questo per quanto riguarda, diciamo, investimenti nel settore reale e appunto probabilmente nell'equity, ma anche ci saranno queste imprese che avranno bisogno di finanziamenti, quindi probabilmente anche attraverso loans del settore pubblico. E poi ovviamente c'è l'altra dimensione che nel fixed, il fatto che comunque l'Europa, per poter finanziare questo pacchetto di investimenti di 700 miliardi di euro, ha lanciato un programma di finanziamento attraverso emissioni di titoli europei che rappresentano anche un bene su cui investire. Come si è parlato prima di ritornare a investire su titoli italiani, sarebbe anche molto interessante avere un'attenzione da parte di investitori come voi sui titoli europei che beneficiano del supporto del budget europeo, che ovviamente a cui contribuiscono tutti gli stati membri, e che ha adesso un programma di emissioni che va fino a 30 anni, e al momento, guardavo prima, ci sono i tassi su questi titoli tra i 10 e i 30 anni sono del circa 2,6-2,8%, quindi sono titoli di alto rating, AAA, titoli europei per cui rappresentano anche l'Italia, e quindi magari potrebbe essere qualcosa su cui investire. All'interno di questi c'è poi quella dimensione importante che sta crescendo anche nell'ambito delle prospettive, strategie di investimento del settore dei vari fondi, e appunto l'emissione dei green bonds, per cui l'Europa è diventata, attraverso questo pacchetto, ha deciso di devolvere, penso sia il 40% dei titoli che saranno emessi dalla Commissione, dall'Unione Europea, attraverso appunto l'emissione della Commissione, un 40% di titoli verdi, che di fatto hanno creato un nuovo mercato. Siamo adesso il più grande emittente in questa area dei titoli concentrati sul verde. Quindi la situazione diciamo non è la più rosea nel breve termine, ma chiaramente con tutta sia la strategia macroeconomica, che è molto comunque ben definita da un punto di vista anche fiscale, si rimetterà in carreggiata con il rilancio della nostra discussione sul sistema di governanza europea, e quindi le regole di stabilità fiscale, quindi un quadro macroeconomico comunque stabile e rassicurante. Dall'altra parte, prospettive sia industriali, cioè, che di emissioni, che potrebbero appunto dare un ambito di investimento abbastanza ampio, e che, torna a ripetere, che va considerato anche al di fuori dei confini nazionali, ma a livello europeo. Quindi c'è molto da investire in Europa, magari tenere l'Europa come una priorità rispetto ad altri investimenti globali potrebbe essere anche un aiuto alla strategia che ci siamo dati per rendere l'Europa molto più forte nel contesto internazionale. Io mi fermerei qui, grazie per l'attenzione. Grazie mille dottor Giudice per aver delineato un quadro chiaro e anche cautamente ottimista, quantomeno. Siamo giunti alla conclusione del nostro incontro, che spero sia stato di vostro gradimento. Non mi resta che ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti, che potete vedere anche nella slide, in particolare il convegno di presentazione
del rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano, che l'anno prossimo arriva alla sua 10ª edizione e che verrà presentato alla Camera dei Deputati il prossimo 18 gennaio. A febbraio poi inizieremo con una sessione di incontri one-to-one tra i gestori e gli investitori istituzionali il 2 e il 3 febbraio e successivamente l'8 febbraio avremo il convegno virtuale dedicato alle fondazioni di origine bancaria e poi la settimana dopo, il 15, il convegno virtuale dedicato agli investitori istituzionali. Io ringrazio tutti i relatori che sono oggi intervenuti, tutti voi che ci avete seguito e vi auguro anche da parte di tutto il team di Itinerari Previdenziali delle buone feste e speriamo un 2023 quantomeno più normale. Ecco. Grazie a tutti.